Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di pane alla barbabietola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per le polpette, barbabietola, pangrattato, parmigiano, uova, sale, pepe, farina di tipo 00, acqua, sale. Per la salsa, panna da cucina, formaggio spalmabile, cipolla, olio evo, zafferano, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere le barbabietole ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il pan grattato, la farina, le uova, il pepe e il sale. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Formare le polpette e posizionare nel varoma precedentemente unto con olio. Con le mani unte con olio formare le polpette. Una volta formate le polpette, senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le polpette sono pronte, mettere da parte e tenere in caldo. Svuotare, lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la salsa. Mettere nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il formaggio spalmabile. La panna. Lo zafferano. Il sale. Il pepe. E la noce moscata. Ed azionare il bimby
per 5 minuti, 90 gradi, velocità 3. La salsa è pronta, impiattare e servire insieme alle polpette. Polpette di pane alla barbabietola. Grazie e alla prossima ricetta.